La novella o il racconto, se vogliamo dire, è un tentativo, perché è sempre un tentativo quello che lo scrittore fa, di cogliere dei momenti fondamentali, importanti, anche se tante volte nascosti, di quello che è la vita comune dell'uomo. Lo scrittore, la maggiore dote dello scrittore è l'attenzione, il capire al volo che cosa nasconde il caos della vita, perché tutti noi viviamo in una grande confusione, in un grande caos, trascinati da tanti avvenimenti, da tante preoccupazioni. Lo scrittore ha l'occhio per percepire la minima variazione dell'aria, e non c'è nulla come il racconto, di meglio del racconto, per che ha una portata piuttosto breve e intensa, per dare e cogliere e regalare ai lettori questi momenti nascosti della vita. Naturalmente c'è modo e modo di fare questo. La mia percezione oggi come scrittore è che purtroppo, come nella vita comune, anche nella letteratura si è persa, chiamiamola, la terza dimensione, la dimensione del verticale. Verticale nel senso che si può andare verso l'alto, ma per carità, anche nell'abisso, verso il basso. Rimbaud, Baudelaire, no? Scandagliato il fondo del cuore umano. Dostoevsky ha scandagliato il fondo del cuore umano, ma anche le sue punte più alte. Ora, questa dimensione del verticale, purtroppo, mi sembra che sia stata abbandonata sotto una cortina di orizzontalità, cioè di vita troppo lasciata ancora al caos, e che non si riesce a far esplodere in qualche modo. Tutto questo perché anche io temo che la colpa sia anche quella di un'eccessiva importanza data al mercato. Oggi, questo qui specialmente, io lavoro ancora come consulente in una grande casa editrice, e vedo, no, che importanza ha l'accoglienza del mercato. Direi che si lavora proprio, purtroppo, al seguito del mercato, mentre a mio parere gli editori dovrebbero precedere il mercato, crearlo il mercato. Oggi questo non avviene, il momento è anche difficile, ma gli scrittori si trovano in una situazione piuttosto tesa. Del resto, lo scrittore non può dire io scrivo per me stesso. Non è vero, nessuno scrittore può scrivere per se stesso, ha bisogno del lettore, perché il testo è incompleto, è soltanto il lettore che lo completa con la propria fantasia, con la propria interiorità, e quindi il momento è difficile per gli scrittori, perché il pericolo è quello di non avere più dei veri lettori che li possano seguire lungo questa strada.